Beato Angelico, Annunciazione, 1438-1446. Nel giardino che compare a sinistra, i fiori, i piccoli frutti rossi che ornano il prato e i cipressi in lontananza ricordano la rigogliosa bellezza del paradiso terrestre. L'angelo e Maria sono sotto un portico, simile a quelli che si trovano nei conventi. In questo modo, il pittore riesce a far percepire allo spettatore l'atmosfera serena e pacifica tipica dei conventi. L'angelo ha le braccia al petto, come se stesse pregando. Anche Maria tiene le braccia al petto. Entrambi sono inchinati. Le ali dell'angelo sono di moltissimi colori. Le pennellate riescono a rendere verosimili i capelli di entrambe le figure e il delicato ricamo della veste dell'angelo. La Vergine tiene le braccia al petto in segno di umiltà. Accetta in questo modo la chiamata di Dio. Le sue parole saranno infatti: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto». La semplicità della stanza sullo sfondo e dello sgabello su cui è seduta Maria ricordano l'umiltà di Maria.